Domani 10 febbraio vengono ricordate in tutta Italia, ma è storia recente questa, perché fa parte di una pagina che chi ha vinto ha trattato questa pagina di storia brutta cercando di metterla nel dimenticatoio. Ecco, domani sarà la giornata del ricordo del massacro delle foibe. L'espressione massacri delle foibe indica gli eccidi ai danni della popolazione italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. È una pagina brutta perché solitamente ricordiamo gli eccidi fascisti, diciamo, no? Il massacro degli ebrei, ma il massacro delle cosiddette foibe è una pagina che la storia italiana per tanti decenni ha cercato di dimenticare, di occultare, di bypassare. Così non è, così non è. Enzo Nicoletti, lo abbiamo disturbato così, l'abbiamo pigliato al volo. Se avessi i capelli direi che l'abbiamo tirato per i capelli, no. Però lo abbiamo opportunamente, possiamo permettercelo perché collabora con Tiguer Xenon, diciamo che persona di cultura, intellettuale, quindi è la persona più giusta per fare un breve ricordo di che cosa sono le foibe, del perché la storia del dopoguerra italiano ha cercato di omettere questa pagina, certamente dolorosa, che vede dei protagonisti, ecco, che non era soltanto il fascismo che era stato sconfitto, ma altre forze che probabilmente invece dovevano garantire. Ma questa è la storia umana che tante volte i vincitori che riescono a sconfiggere una dittatura, poi gli stessi diventano praticamente più carnefici degli altri. L'ho sintetizzata così. Enzo. Grazie appunto per questa opportunità. Un po' più voce, Enzo. Che riguarda un periodo storico che è stato ignorato sino almeno agli inizi del 2000, appunto. Tramite una legge del 2004, la giornata del ricordo è diventato un fattore di identità nazionale e come tale da trattarsi, da svilupparsi e sostanzialmente da conoscersi. Le foibe, come dicevi tu prima, sono gli eccidi che vengono commessi nei confronti soprattutto delle popolazioni civili della Venezia Giulia e della Dalmazia. Perché vengono commessi questi eccidi? Siamo al confine con la ex Jugoslavia. Ex Jugoslavia, sì. Parte dei territori sono la Venezia Giulia, la Dalmazia. Che non erano ancora italiani, diciamo. Ecco. Lo sono state per un brevissimo periodo dopo la Prima Guerra Mondiale. Sì. E se vogliamo, questi episodi sono anche un frutto avvelenato della Prima Guerra Mondiale. La dissoluzione, la decomposizione dell'impero austro-ungarico ha portato soprattutto in quella che chiamiamo noi la Jugoslavia ad un'unione forzosa tra stati ed etnie soprattutto assolutamente contrarie l'una all'altra. Proviamo a pensare che in Bosnia vivono prevalentemente formazioni di religione musulmana, mentre in Croazia è presente, prevalente la religione cattolica, l'ortodossa è prevalente in Serbia, in Macedonia e in altri territori limitrofi. Cioè non si riesce ad avere uno Stato unitario dove le componenti siano omogenee, ma sono tutte quante in perenne rivalità, e rivalità che diventa religiosa, politica, istituzionale, sociale. Durante la Seconda Guerra Mondiale la Jugoslavia, il regno dello è invaso dalle forze tedesche che ne scombinano l'intera struttura e occupano quei territori. Lì si scatenerà una delle più sanguinose guerre di liberazione di tutto il continente europeo. Anzi, la Jugoslavia sarà l'unico paese europeo a liberarsi autonomamente, senza alcun bisogno né dei russi, né degli inglesi, né degli americani. Questo sta a significare che lì la lotta fu selvaggia, terribile. Gli eccidi furono dell'una e dell'altra parte. Ci furono forze collaborazioniste, i tecnici, i cetnici, come si chiamano, gli ustascia, formazioni fasciste particolarmente feroci nei confronti della popolazione ortodossa serba, e le formazioni paramilitari del Comitato di Liberazione Nazionale jugoslavo, serbo soprattutto, lo fu altrettanto nei confronti dei cetnici e degli ustascia. Questo cosa significò? Che lì la guerra assunse
dimensioni apocalittiche, nel momento in cui si profilò, già durante la Seconda Guerra Mondiale, la vittoria degli alleati e quindi dei partigiani, le violenze si riversarono verso le popolazioni civili che dovettero subire le foibe, come le chiamiamo, cioè specie di luoghi sottoterra, carsiche, caverne carsiche, dove furono buttati, gettati spesso vivi moltissimi civili che avevano collaborato con i governi. Altro che forni crematori, la stessa cosa. Sostanzialmente, certo non fu la dimensione apocalittica degli ebrei, ma centinaia di migliaia di persone subirono tale violenza. Furono costrette ad andare via da quelle zone e riparare in Italia, dove non furono nemmeno accolte con ospitalità da parte degli italiani stessi. Questa è in nuce quello che avvenne in quel periodo. Già durante la Seconda Guerra Mondiale comincia la pulizia etnica e si rivela ancora più feroce appena finirà la guerra. Intere popolazioni dalmate, istriane, giuliane, dovettero abbandonare i paesi per evitare di essere letteralmente fatte a pezzi. E quindi si consumò questo delitto, se vogliamo, dei vincitori che non tennero in nessun conto di quello che era il diritto internazionale per il quale si erano battuti, cioè la libertà dei popoli indipendentemente dalle opinioni e dal sesso, dalla razza e dalla religione. Enzo, i paesi balcanici, diciamo, ecco, la vecchia Jugoslavia, diciamo che anche in recenti decenni praticamente ha continuato su questa linea, sì, di sterminio, di pulizia etnica, diciamo, no? Ci sono stati dei processi terribili. Appunto. Terribile. Ma sono, diciamo, il frutto di una continuità storica, di divisioni che non riescono a trovare un punto d'incontro su niente, nemmeno nella stessa economia. Oggi si sta facendo pressione presso questi stati, verso l'Europa, di un eventuale ingresso ulteriore di questi paesi nell'Unione Europea, ma l'Unione Europea ha chiesto precise garanzie circa la validità e la presenza dei diritti civili in questi paesi, espressione che spesso non viene tenuta conto perché prevale sia in Croazia che nella Serbia, nella Bosnia, il fattore etnico-religioso, tuttora in difformità di quelli che sono i diritti fondamentali e universali del 1948 della Convenzione di San Francisco. Certo, ai tempi del maresciallo Tito, però, tutte queste intemperanze erano sopite. Ma diciamo, perché c'era, diciamo, un pugno di ferro da parte di una grande personalità che si era guadagnata. Che conosceva probabilmente tutte queste dinamiche. Li conosceva, perché lui tra l'altro era croato per di più, certo, non era un serbo vero e proprio. Certo. Però in ogni caso, come è accaduto in tanti paesi del Medio Oriente, il pugno di ferro riusciva a far superare quelle che erano le conflittualità che, come dicevo prima, erano presenti nella storia complessiva di questi paesi, perché in fondo perché non si riesce a costituire uno Stato ben preciso, perché i paesi balcanici sono i primi ad essere investiti dall'onda turca. Ci sono paesi che accettano questa nuova formazione religiosa militare, come l'Albania, come la Bosnia, in parte la Macedonia, in parte la Bulgaria. Altri paesi, soprattutto i serbi, sono feroci oppositori dell'impero, del divano, come viene chiamato, del califfato di Costantinopoli. Lì sorge l'idea di una diversificazione, cioè la mia libertà è possibile solo se coincide con la religione, coincide con la razza, coincide con un'espressione identitaria nazionale. Un po' quello che vuole Salvini in Italia oggi. Non entriamo in questo argomento perché... voglio dire, così è. Cioè, c'è una ragione storica, cioè l'identità ti dà la possibilità di resistere, altrimenti sei in preda a quelle che sono le forze più oscure, più forti, che si rappresentano nei paesi, in quel caso i Balcani, perché era la via più diretta dei turchi per tentare di dominare l'Europa. Ed è solo la resistenza di Vienna che permette il limite massimo oltre il quale non riescono ad andare. Certo. Però questa suddivisione permarrà, tant'è che, guarda, c'è un episodio nel Kosovo dove le violenze sono dirette contro la Chiesa ortodossa, non contro la Chiesa cattolica, perché la Chiesa ortodossa è vista come forma di identità nazionale di quei popoli che si opposero all'avanzata dei turchi. E tuttora permane come elemento fondamentale della identità storica, statuale e istituzionale di quei paesi.
Enzo, come ricorda Caltagirone la giornata delle foibe, il 10 febbraio? Domani ci sarà la deposizione di una corona dell'oro presso il monumento dei caduti che c'è all'interno del cimitero monumentale, e so che il sindaco porterà un omaggio, questo omaggio floreale, a tutte le vittime, innocenti soprattutto, perché furono in gran parte innocenti, vittime del furore incontrollato di quella guerra, in omaggio a coloro che subirono pesantemente questa violenza. Ti posso fare una domanda forse un po' complicata, però mi sovviene, ma perché deve esserci la giornata della memoria e la giornata delle foibe? Si potrà arrivare a un'unica giornata della memoria? Ma ci sono diverse giornate che riguardano la specificità e la particolarità di certe. Però è divisiva. C'è quello degli armeni, allora. È divisiva praticamente questa diversità di date, no? Perché è come se si volesse ricordare un eccidio e non un altro, e viceversa. Ma guarda, ci sono degli eccidi che hanno una caratura di universalità, perché è la totalità della razza che vuole essere. Della memoria. Si crede della memoria. Lì c'è un disegno preciso di annientare un popolo senza distinzioni. Figurati che durante la seconda. Quello lo si porta da 3.000 anni. Cioè, no? Era tale la volontà di annientare il popolo ebraico che addirittura i tedeschi davano la precedenza ai carichi di ebrei verso Auschwitz rispetto ai carichi militari che dovevano andare nel fronte orientale. Era una pazzia. Ma questa è una storia, tu sai, no? Anche nel dire la messa fino a qualche centinaio d'anni fa. Veniva l'imbrigazione contro gli ebrei, perché gli ebrei si macchiarono dell'uccisione di Cristo. Era un concetto sbagliato, perché è un concetto sbagliato, infatti è stato rimodulato dal Concilio Vaticano, sì, e compagnie. Però questa è la storia del, gli altri uccidi non perché siano minori, per la minore entità delle vittime che ci sono state, ma perché hanno coinvolto popolazioni molto ristrette sotto il profilo della geopolitica complessiva. Gli armeni hanno avuto anche più di 1 milione di morti durante la prima guerra mondiale, certo, perché ritenuti da parte dei turchi che dominavano in quel periodo queste zone, una quinta colonna cattolica o ortodossa nei confronti della Turchia, e quindi facilitavano le operazioni belliche degli angloamericani dei paesi dell'intesa, come venivano chiamati durante la prima guerra mondiale. Gli americani arriveranno verso il 17-18, ma gli inglesi e i francesi dal 14 sono già in guerra contro anche l'impero turco, che sarà alleato della Germania. La Germania non avrà niente da dire, purtroppo, che è un paese cattolico luterano, come i massacri che fece un paese, certo, alleato come la Turchia, certo, nei confronti, certo, degli armeni. Certo. Una pagina assolutamente nera anche in questa circostanza. Che è stato ricordato nello scorso viaggio di Papa Francesco in Turchia, sì, sollevando grandi polemiche. Ma non ci sentono polemiche. Da questo orecchio. Non ci sente da quell'orecchio. Erdogan non ci sente, ma Papa Francesco in terra turca denunciò questo eccidio degli armeni. Assolutamente. Un'altra pagina sconvolgente di questa civilissima Europa. Tra l'altro, Pino, noi abbiamo, alla fine della seconda guerra mondiale, non solo avuto questi eccidi e questo esodo da parte delle popolazioni dalmate, istriane e della Venezia Giulia, ma abbiamo anche perso questi territori, quindi abbiamo avuto un doppio svantaggio, e abbiamo firmato il trattato di pace, non solo quello di Parigi, ma anche il trattato di pace di Osimo nei confronti della Jugoslavia, dove noi rinunciamo definitivamente ad ogni rivendicazione, certo, nei confronti di quei territori. Quindi è una perdita notevole in termini di persone, di civili, di innocenti e anche di territori, certo, che erano allora prevalentemente italiane. Montenegro e compagnia, sì, diciamo, giusto. Ammettiamoci, la abbiamo Zara avuto, era una di queste città. Abbiamo avuto anche del sangue reale. Che sì, la regina nostra. Elena. Come no. Ricordiamo perfettamente, sì, a Fiume, la sorvolata di Gabriele D'Annunzio e compagnia. Certo, guarda che, certo, lì in quella città ci sarà la prima vera Costituzione italiana, se vogliamo, dove viene riconosciuto il principio del voto alle donne rispetto a tutto il corpo elettorale. Ed è una reggenza, la reggenza del Carnaro, come viene definita da D'Annunzio, dove la poesia era la fonte principale di diritto pubblico.
è privato naturalmente. Uno sgarbi ante litteram, ha anticipato parecchi... Inimitabile. Assolutissimo, certamente sì. Enzo, grazie di questo ricordo, grazie di questo tuo intervento, di questa pagina dolorosa. Dolorosa. Che dolorosa. È giusto che si ricordi e che venga sempre ricordata e tramandata, diciamo, nella memoria di tutti, perché queste cose non debbano più accadere. Hai fatto bene a trattarlo e invitarmi a trattare, perché non poteva rimanere senza un accenno. Mi dispiace che ti ho dovuto chiamare io e non l'hai prontamente predisposto tu. Ma ci sta questo. Il cicchetto. Grazie al dottor Enzo Nicoletti. Ci vediamo dopo, Enzo. Grazie. Bene, prego, pausa grazie. Pubblicitaria, continuiamo il nostro programma successivamente. Prego. Dopo giorni di dura prigionia, durante i quali fummo spesso selvaggiamente percossi e patimmo la fame, una mattina, prima dell'alba, sentì uno dei nostri aguzzini dire agli altri: facciamo presto, condotti in sei, legati insieme con un unico filo di ferro, oltre quello che ci teneva avvinte le mani dietro la schiena in direzione di Arsi. Indossavamo solo i pantaloni e ai piedi avevamo solo le calze. Un chilometro di cammino e ci fermammo ai piedi di una collinetta dove, mediante un filo di ferro, ci fu appeso alle mani legate un sasso di almeno 20 kg. Fummo sospinti verso l'orlo di una foiba, la cui gola si apriva paurosamente nera. Uno di noi, mezzo istupidito per le sevizie subite, si gettò urlando nel vuoto di propria iniziativa. Un partigiano allora ci impose di seguirne l'esempio, poiché non mi muovevo, mi sparò contro. A questo punto accadde il prodigio. Il proiettile, anziché ferirmi, spezzò il fil di ferro che teneva legata la pietra, così che, quando mi gettai nella foiba, il sasso era rotolato lontano da me. La cavità aveva una larghezza di circa 10 metri e una profondità di 15, fino alla superficie dell'acqua che stagnava sul fondo. Cadendo, non toccai fondo. E tornato a galla, potei nascondermi sotto una roccia. Subito dopo, vidi precipitare altri 4 compagni, colpiti da raffiche di mitra, e percepii le parole: un'altra volta li butteremo di qua, è più comodo, pronunciate da uno degli assassini. Poco dopo, fu gettata nella cavità una bomba, che scoppiò sott'acqua, schiacciandomi con la pressione dell'aria contro la roccia. Verso sera, riuscii ad arrampicarmi per la parete scoscesa e a guadagnare la campagna, dove rimasi per 4 giorni e 4 notti consecutive, celato in una buca. Tornato di nascosto al mio paese, per timore di ricadere nelle grinfie dei miei persecutori, fuggii a Pola e solo allora potei dire di essere veramente salvo. Devo piegare di molto all'indietro la testa per vedere qualcosa e scorgo i corpi, anzi delle masse informi, alterate come maschere, dipinte di un colore rossastro. Per quanto posso, appunto meglio, il mio sguardo sul corpo più vicino e noto un lento, continuo sgorgare di sangue dalle tante ferite che rendono la sua schiena una poltiglia informe. Eppure un altro si guarda intorno, un occhio diventato una massa nera, gonfia, chiusa, mostruosa, si erge sul volto rigato di sangue che cola dal capo e dall'irriconoscibile fronte. Con uno sforzo cerco di alzarmi, traballo, cado sui ginocchi, vorrei stendere le mani, no, non posso, aiutatemi, sono legate dietro alla schiena col filo di ferro. Presto, bastardi, traditori, presto, mettetevi in fila, comanda il grosso alto caporione, calciando il corpo steso per terra, strattonandomi per i capelli. Mi si avvicina e sferza ripetutamente il mio corpo, rabbiosamente mi fa avanzare, estrae lentamente la pistola dalla fondina e la impugna per la canna, picchia con forza il calcio dell'arma all'altezza del mio orecchio, già precedentemente leso. Sento la mascella staccarsi, cedere. Al momento non sento il dolore, la lunga tortura mi ha reso insensibile. Avanti, avanti! Il filo di ferro preme su dove si è fossato, nell'incavo interno del colpo e il tendine del muscolo, e il dolore si manifesta gradualmente con il tremito di tutto il corpo caldo. Fulmini arriva la pesante vigliacca botta. Vengo sospinto sul terreno in pendenza. C'è una roccia ai miei piedi, bianca, che scende in verticale e si perde in una gran fossa scura.
voragine già conosciuta in altra parte, non lontana da qui. Madonna, Madonna mia, è la foiba. Siamo pronti. Il masso è legato al collo, dicono alcune voci. Il mortale crepitio delle armi è assordante. Vedo la fiamma uscire da uno dei mitragliatori puntato su di me. Mi sento spingere, non attendo oltre, mi butto. Cado su di un ramo sporgente che sembra trattenermi, ma subito si strappa e rovina con me. Precipito in quella gola nera, un tonfo, più tonfi, e l'acqua si chiude su di noi. Mi sento trascinare giù, verso il fondo. L'istinto di conservazione mi fa muovere ritmicamente gambe e braccia indolenzite per giungere in superficie. Tocco una grossa zolla erbosa. No, è una testa. E tra le mie dita ci sono i capelli. Afferro e tiro spasmodicamente verso di me quel corpo quasi inerte. Risaliamo insieme. Sono a pelo d'acqua. Ci arrampichiamo e ci rannicchiamo in quel breve spazio.